Ciao a tutti! Oggi vi propongo una ricetta utilissima nel periodo estivo, un olio solare per capelli fai da te. Sappiamo tutti molto bene che noi dobbiamo proteggere il nostro corpo dai raggi del sole quando ci esponiamo ad esso, però dobbiamo anche ricordarci che anche i nostri capelli vanno protetti per evitare che diventino secchi e sfibrati. Con un olio solare naturale possiamo proteggere i nostri capelli nutrendoli e ristrutturandoli. In commercio ci sono molti prodotti, molti solari che vengono utilizzati per i capelli, che vengono applicati prima dell'esposizione al sole, però purtroppo questi prodotti contengono i siliconi. Cosa fanno? Rivestono il capello con un film che copre appunto le squame e rende subito i capelli morbidi e lucidi. Però questi effetti sono solo temporanei perché rivestono i capelli senza curarli, perciò con il tempo provocano secchezza e la formazione delle doppie punte. Quindi noi dobbiamo utilizzare un prodotto naturale che protegga i capelli e abbia anche un effetto curativo e nutriente. Quindi parliamo di un mix di oli che viene utilizzato in questo prodotto, che ha un effetto ristrutturante e nutriente e ha anche un fattore di protezione. L'olio di mandorle dolci, l'olio di ricino sono eccellenti ristrutturanti. L'olio di jojoba e l'olio di sesamo hanno tutti un lieve fattore di protezione. Quindi noi dobbiamo fare così, dobbiamo pulire molto bene un flacone che poi vi farò vedere che io ho riciclato, con l'alcol alimentare in modo da disinfettarlo, in modo da essere sicuri che sia privo di batteri. Inoltre il flacone deve essere asciutto, altrimenti si provoca l'irrancidimento degli oli. Dobbiamo inumidire le lunghezze dei capelli e versiamo qualche goccia di quest'olio sulle mani e poi lo applichiamo massaggiando e l'operazione dovrebbe essere ripetuta dopo ogni bagno, dopo aver sciacquato però i capelli con acqua dolce. Quindi facciamo il bagno, sciacquiamo i capelli con l'acqua dolce e poi ci rimettiamo l'olio. Questo olio va bene sia perché i capelli lunghi che perché i capelli corti. Eccoci ragazze, questi sono tutti gli ingredienti che servono per preparare il nostro olio solare per capelli. Poi abbiamo la bilancina di precisione e poi questo contenitore qua. Come potete vedere, è un contenitore riciclato, vedete, con questo beccuccio al quale ho applicato la mia etichetta. E adesso andiamo a preparare l'olio mescolando tutti gli ingredienti. Utilizzeremo un bicchiere di vetro e una bacchetta cinese. Eccoci, il nostro olio è pronto, lo inseriamo poi nella nostra bottiglietta riciclata. Allora, tenete presente una cosa: adesso, non essendoci ancora con la grande temperatura, l'olio di cocco era ancora semisolido, quindi non vi preoccupate, non c'è problema. Lo sciogliete, lo fate sciogliere a bagnomaria. E ricordatevi di mettere sempre una vecchia presina tra la pentola e il bicchiere di vetro, scusate, quando mettete a sciogliere gli oli, altrimenti si spacca il bicchiere di vetro. E poi, una volta che l'olio di cocco si è sciolto, inserite gli altri oli, il tocoferolo, che è la vitamina E, che è il conservante Il naturale. nostro olio è pronto. Buon sole a tutti! Come avete visto, la ricetta è facilissima da preparare, divertente e ci permette appunto di curare bene i nostri capelli in modo da non tornare a casa e assomigliare a delle scope di saggina. E allora preparatelo, io l'ho già utilizzato, mi sono trovata molto bene. Fatemi sapere come vi siete trovati e iscrivetevi al canale così conoscerete tutte le ricette che pubblicherò subito, immediatamente. E vi aspetto alla prossima ricetta. Ciao ciao e buona giornata a tutti!